Questo quadro lo fa dire una qualche misura, c'è cioè una voce che consentiva di collegare l'attestato di qualificazione energetica con il problema della nullità dell'atto, cioè c'era la possibilità di fare una cosa, perfetto, c'era la possibilità, grazie Federico, c'era la possibilità in una qualche misura di avere una cosa che poteva gestire la lite fino ad arrivare alla risoluzione dell'atto di compravendita. Questa cosa dal 2008-2009 è sparita perché nel frattempo la classe dei tecnici, una delle interpretazioni è che la classe dei tecnici non si è attrezzata per tempo, quindi c'è stata una flessione nel mercato immobiliare. Quindi connettere il vecchio attestato di certificazione energetica alla commerciabilità del bene si è rivelato essere un problema per quello che riguarda lo scambio, le compravendite. Che cosa è successo dal 2008 al 2009? Questa obbligatorietà dell'allegare è sparita e ovviamente si è aperta una procedura di infrazione da parte della Comunità Economica Europea, perché c'era obbligo ma non c'era sanzione. Insomma, è venuta fuori una cosa ingarbugliata. Adesso questa cosa in una qualche misura ha fatto la sua ricomparsa, quindi si è entrati all'interno di un processo vero e proprio di diritto che cammina parallelamente a quelle che sono le linee guida che vengono erogate dalla Comunità Economica Europea. La differenza rispetto dell'APE attuale rispetto all'ACE attuale è il concetto sancisce l'entrata in campo del concetto del fattore premiante. Che cos'è il fattore premiante? Beh, un numerino che tiene conto della qualità del risparmio energetico. Adesso faremo una semplice esercitazione. E vedremo anche quanto siete preparati, perché voi sicuramente siete, queste cose le sapete. Ok. E io darei, molto rapidamente, per entrare subito nel vivo, uno sguardo al nostro cruscotto energetico. Allora, chi ha già fatto APE, questo cruscotto lo conosce bene, chi non l'ha fatto più o meno lo conosce perché l'ha visto. Bene, come si legge questo documento? Beh, qui alla fine voi vi impegnate, sicuramente non 10 minuti, ma dopo vedremo perché, nell'ottenere un numerino che dice prestazione energetica globale, in questo caso 105 kW metro quadrato per anno. Cioè voi state garantendo che il vostro edificio, cioè l'edificio che avete analizzato, ha un consumo a metro quadrato anno per il periodo di riscaldamento invernale. A oggi l'APE riprende un concetto che ha a che fare con il riscaldamento e non con il raffrescamento, che in una qualche misura inizia ad essere considerato, però da un punto di vista qualitativo anziché quantitativo. Quindi voi oggi dite: guarda, questo edificio, caro cliente, sappi che consuma 125 kWh metro quadrato per anno. Un metodo per ottenere una stima è fare questa moltiplicazione, non è esattamente così, diciamo che è abbastanza così, è fare questa moltiplicazione per il costo dell'energia elettrica. Quindi voi prendete questo 125 kW metro quadrato, lo moltiplicate per il costo del kWh, lo moltiplicate per la superficie utile. E quindi state garantendo che il vostro edificio, superficie utile, sta consumando, deve consumare al massimo 2.500 euro per il periodo di riscaldamento invernale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io che compro potrei trovarmi di fronte a due edifici, stesso livello di gradimento. Uno consuma 125 kW, l'altro consuma 80 kW a metro quadrato. Voi quale scegliete se vi piacciono tutti e due? Quello 80 kW a metro quadrato, giusto? Quello 80 kW a metro quadrato è stato stimato con un APE da 50-100 euro. Ovviamente andate a fare i conti e dite: beh, ma se questo qui me l'hanno garantito a 900 euro per il riscaldamento di periodo invernale, adesso lo tiro fuori 2005, con chi me la prendo? Con il tecnico che ha redatto questo documento. Quando voi uscite fuori, quindi con questo cruscotto energetico, voi state garantendo la prestazione per il vostro ingombro. Quindi il numerino che compare lì sotto è il numerino che voi garantite.
essere il consumo di quell'edificio. Oggi il problema è connesso al riscaldamento, invernale. Tra un po', man mano che le norme vanno avanti, questa parte del cruscotto entrerà in gioco. Prestazione per raffrescamento. Vi dovrete occupare anche del problema del raffrescamento estivo. E questo vuol dire competenze, sia dal punto di vista della capacità di verifica, sia dal punto di vista della capacità di progetto. Perché noi qui stiamo in un ambito, se vogliamo, certificazione, che in buona sostanza vuol dire più o meno verifica. Però non dimentichiamo che per tutti quanti gli edifici di nuova costruzione voi dovete pensare ai sensi delle leggi sul risparmio energetico. Quindi la domandina è: quando si definisce un edificio di nuova costruzione? Io lo so che lo sapete. Tutto quanto quello che è partito dopo ottobre 2005 in termini di permesso a costruire, di edizione, eccetera, eccetera, viene considerato un edificio di nuova costruzione. Per tutto quanto quello che è edificio di nuova costruzione dovete pensare ai sensi delle leggi sul risparmio energetico. Ai sensi delle leggi, perché non c'è una legge, c'è la 92, un anno dopo c'è la 311, oggi ci sta la 63 e via discorrendo. Quindi voi avete delle finestre temporali. All'interno di quelle finestre temporali voi dovete rispettare quei parametri che erano pertinenti a quelle finestre temporali dal punto di vista del progetto. Chiaro? Quello che voi otterrete come progettista è una bella relazione tecnica, un attestato di qualificazione energetica, dopodiché la funzione da parte del certificatore terzo che viene nominato durante la fase di progetto per poter seguire i lavori, verificare che tutto segue, eccetera, eccetera, oppure un consulente terzo che, quando non è disponibile questo area, va sul cantiere, va nell'immobile, va a fare le sue verifiche e deve fare i suoi conti. Adesso la domanda è: ma voi come fate a redigere un'APE quando non avete accesso alla documentazione? Perché voi potreste tranquillamente prendere in considerazione la documentazione progettuale disponibile. E quando la documentazione progettuale disponibile non c'è, come fate? E qui viene fuori il problema. Perché voi avete a che fare con, come si può dire, un sistema di analisi che deve essere supportato anche da tecnologie. Vediamo se funziona. Facciamo un esercizietto. Dovrebbe riconoscere il device. Va. Allora, e qua sono i numeri. Io sto osservando esattamente quel pezzetto di solare che sta sopra di voi. Riuscite a vedere lì quella zona? Allora, quella zona lì, qui si capisce abbastanza bene, ci consente di dare uno sguardo ai travetti, alle vignette che discorrendo. Adesso la domanda è: qual è la chiave di lettura di questa immagine? Vi faccio fare una considerazione di tipo quantitativo. Vedete il centro del cursore? Sta più o meno al centro dell'interasse tra due travetti, 25 gradi circa. Mi sposto nella zona nera, siamo a 23-24 gradi, cioè da un centimetro all'altro c'è un grado di differenza. Allora vorrei richiamare la vostra attenzione su una formuletta importante che guida un po' tutto quanto il processo della certificazione energetica. Questa formuletta è Q più potenti. Q proporzionale a superficie per differenza di temperatura T con 2 meno T con 1 per U. Quantità di calore scambiata proporzionale alla superficie per la differenza di, chiaro cos'è la differenza di temperatura? Quello che sta qui e quello che sta oltre la parete per la trasmittanza. Quando Q è alto, la superficie è bloccata, non ci potete fare niente. T con 2 meno T con 1 è bloccata,
perché questa qui ti condurre deve essere 20 gradi per legge, giusto? T con 1 non è variabile, dipende dalla regione climatica. Quindi voi a gennaio sapete che ad Avellino qui ci sono fuori 13 gradi, quello è il vostro parametro per legge. Quindi vedete che Q viene modulata da U. Quindi io più calore disperdo, quanto più è elevata la trasmittanza. Dal punto di vista energetico, avere un grado di differenza di temperatura da un centimetro all'altro è una cosa gigantesca. Cioè non è un grado, da un centimetro all'altro ci sta una differenza di un grado. Vuol dire che quel travetto non sta svisperando, sta succhiando energia a tutta potenza. Immaginate che una superficie da un centimetro all'altro ha una differenza di un grado. Qui è come se voi aveste un buco termico. Quella cosa lì sta succhiando energia dall'involucro e voi volete contenere ovviamente questa dispersione energetica. Per contenere questa dispersione energetica dovete avere un valore di U basso. Più è basso U, minore sarà Q. È chiaro il concetto? Ma se fosse presente un isolante, non conta sotto, al centro o sopra, noi avremmo Q governato dalla trasmittanza più bassa. In questo caso isolante non ce n'è proprio, perché se ci fosse noi avremmo un U basso omogeneo per tutto con una Q costante e noi non vedremmo questa grigliatura sulla superficie. Questo vale anche per le pareti. Quindi quando io vado a fare un'ape, la prima cosa dico: bene, ma questo edificio quando è stato diciamo la storia dell'edificio a quando risale? Beh, questo abbiamo iniziato a costruire nel 2006. Fate un giro con la termocamera, iniziate a vedere le griglie vicino alle pareti, vicino ai muri, e dite: ma qua isolante non ce ne sta proprio. Questo vi fa già pensare che gli elaborati progettuali allegati non sono utilizzabili. Perché se voi vi ritrovate di fronte a una situazione dove tutto ha un termogramma piatto, potete dire con buona approssimazione: bene, allora posso partire dagli elaborati progettuali. Quindi posso prendere per buoni i documenti che mi dicono questo è quel materiale, questo è quell'isolante che è stato montato. E in questo caso la questione diventa una questione complessa. Quindi quando si redige un'ape bisogna andare a verificare queste cose. Perché poi il tasso di tolleranza che voi ci avete sull'ape è un tasso di tolleranza del 5%. Quindi quando voi 100 kW al metro quadrato, ma voi dovete beccare 100, potete dire 95, potete dire 105, non potete dire 90 o 110, quello è sbagliato. E serve tutte quante le procedure di tutti quanti quei documenti che voi avete garantito, che però sono sbagliati. Sono sbagliati in meglio o sono sbagliati in peggio? Qua serve un altro problema. Se io ho un edificio di classe B, e in realtà è un edificio di classe C, beh, ci sono due possibilità: o io ho fatto i conti e nella mia relazione tecnica ho detto il vero ma ho sbagliato i conti, cioè ho detto il vero sbagliando i conti, quindi ho detto, io ho valutato che i miei elementi sono fuori parametri limite, però io l'ho detto, non ho tenuto conto, quindi diciamo siete stati scorretti in buona fede e questo è un quadro sanzionatorio. Oppure avete scritto dei numeri corretti che però sono completamente sbagliati, quindi voi siete stati scorretti in mala fede. E sono due problematiche che vengono gestite con due criteri diversi, 30% 70% per quello che riguarda l'elaborato come progettista. Nel caso come certificatore energetico, beh, avete prodotto un documento non veritiero. Sì, ma io ho fatto un documento che per mantenermi attendibile ho detto che è peggio di quello che è realmente, così non mi potranno dire mi ha venduto qualcosa di meglio, no, io faccio una stima a peggiorare. Però il problema è che l'ape rientra all'interno di quei parametri che definiscono la commerciabilità del bene, quindi in una qualche misura domani ci potrebbero dire: sì, ma tu hai inserito un parametro che in una qualche misura sottostima la qualità del bene. Andate a spiegare un attimo che il vostro intervento era un intervento per dire: beh, voglio essere cavolo. No, voi potete dire soltanto il vero, attestare di classe C.
siamo stati sanzionati dalla Comunità Economica Europea per un abuso di questi attestati di classe G. Attestato di classe G è fasullo, è stato introdotto come modello di calcolo per dire questo qua è un edificio decreto di interesse storico, è un rudere, ma era un modello concettuale per dire guarda che questo qui dal punto di vista energetico non è valutabile. Quindi qualcuno che ha utilizzato la classe G per poter portare avanti una procedura dicendo che io in ogni caso mi metto a posto, beh, sappiate che uscite da una rogna e ve ne infilate in un'altra, perché tutta quanta questa roba G sta venendo fuori come problematica. I tribunali sono pieni di litigi. Mi pare che Lombardia sia al primo posto, quella con le Marche, poi ci sta l'Abruzzo, la Campania non è ultima. Quindi in materia di, come si può dire, di magagne, di contenzioso, ci sta un bel da fare. Iniziamo ad inquadrare il problema di qual è l'approccio procedurale alla redazione dell'atto. Ovviamente questo non può essere un corso, perché ci vorrebbero 64 ore, quindi si apre il problema di questa questione sui corsi. Beh, la 75 ha introdotto il concetto tabella A e tabella B. Non volete essere corresponsabili, ingegnere? Diciamo che con i tempi che corrono sono molto cauto. Dai, io sono molto caldo, anche perché starci appresso, anche perché qua il problema non è beccarsi una multa, e siccome i tempi sono quelli che ha detto il giudice, dopo 10 anni, forse la rogna non è quella della sanzione, ma è quella degli interessi che maturano sulla patosta. Quindi si passa da un problema che parte a 20.000 e si ritrova a 30, 40, 50. Dico una cosa scorretta? Ma io, non come giudice, volevo dire una cosa come avvocato, seguendo un po' quel suo discorso, ecco, mi ricordo che invece un altro principio, secondo cui bisogna stare molto molto attenti quando si fanno questi certificati, al di là dei 50 euro, perché poi un professionista si potrebbe trovare tra l'incudine e il martello, nel senso che se il certificato è sbagliato da un lato, si trova l'attacco del venditore, se è sbagliato dall'altro lato si trova l'attacco del compratore. Quindi riportandomi un po' a quello che ha detto l'ingegnere, ovviamente credo che bisogna prestare molta molta attenzione nel momento in cui si fa questa certificazione. Sì, si sa migliore prestare a posto, al di là dei tempi della giustizia, insomma. Ci sono delle, come si può dire, c'è un quadro molto articolato che casomai perché poi nella sessione di novembre riprenderete, diciamo, con attenzione. Adesso è inutile affrontare il problema di è sotto il profilo fiscale, cioè sotto il profilo civilistico c'è questa problematica della normale responsabilità del professionista. Quindi la situazione è una situazione, diciamo, ad altissimo livello di attenzione. Come si fa per redigere un'ape? Beh, redigere un'ape è una situazione complessa. Allora, io vorrei fare un piccolo esercizietto dove ci confronteremo con una problematica, anche perché se voi domani vi chiamano a fare un'ape, che il collegio decide di vendere la sua sede, il proprietario decide di vendere la sede e chiama un professionista a redigere l'ape, beh, qua ci sono diversi rami, ci sono diverse situazioni e voi dovete sviluppare un approccio alla redazione dell'ape di questo edificio. Allora vorrei sottoporvi un piccolo esercizietto. Per questo utilizzeremo Termiplan. Ovviamente questa qua è una sessione, come si può dire, guarderemo i numeri, quindi non ci sta nessuna enunciazione della bontà del programma. Io lo prenderò soltanto come fatto di esercitazione. Posso, sì? Che cosa dovremo fare? Vi do qualche, perché poi adesso l'esercizio lo farete voi. Adesso vi spiego un attimo come funziona il programma. Il programma funziona così: normalmente voi avete una pianta di VG, quindi importate la pianta di VG, ripassate i muri, i tramezzi, inserite le aperture, attribuite le proprietà dei materiali, classificate la centrale termica, quindi la zona termica, e vi fate fare una stima. Dopodiché analizzate i risultati che vengono fuori da questa stima. Adesso io disegno molto velocemente un rettangolo
utente io, comune Avellino, quindi mi sto scegliendo la zona termica. Cosa faccio? Ai muri? Assegno la tipologia. Lasciate stare il numero, ci arriviamo dopo. Ok. Quindi mi scelgo una tipologia di muro, confermo, inserisco un vano, gli do un'etichetta. Okay. Adesso al vano associo una zona termica. Dopo entriamo nel dettaglio. Ok. Dal punto di vista operativo ho completato, ho disegnato dei muri, gli ho detto come sono fatti i muri, ho inserito una zona termica, gli ho detto come è fatta la zona termica e faccio una verifica. Mi vado a leggere un'informazione che è EBI 59 kWh metro quadrato per anno. Ve la ricordate un po'? Un'altra cosa importante di cui vado a tener conto è del rapporto superficie-volume 0,82. Diciamo, tecnicamente io ho completato. Questo è il tempo che io ho impiegato a redigere un'APE, atteso che io sappia come sono fatti i muri e come è fatta il sistema di impianto. Voi direte, beh, 50 euro ci stanno tutti. Giusto? Adesso però faccio, vi ricordate il numerino, quant'era il l'EBI? 59.10. Inserisco un tramezzo. Ovviamente vado ad assegnare lo stesso tipo di materiale anche a quel tramezzo, inserisco le due zone termiche, gli associo la stessa tipologia di generatore, faccio la verifica. Quanto era prima? Adesso quant'è? La domanda è: come mai non è cambiato? Stop. Prima di rispondere, posso andare a ruota libera? C'è sempre. Sì, voglio passare a vedere il senso. Meglio avvisato. Insomma, fatto bene perché me ne dimentico. Allora, però posso indire un concorso? Ah, come no. Allora, chi dà la risposta più precisa, gli regalo il programma, va bene così? Per incentivarli, quindi è una cosa, come si può dire? A me è una cosa incentivante. È un grande. Beh, potremmo anche farlo, però noi possiamo fare una cosa. Voi ragazzi diventano bravi, migliorano, dopodiché faremo un bel concorso, a quello più bravo regaleremo una termocamera. Va bene così? Così. Io propongo adesso al direttivo di fare un concorso per Natale dove noi lanciamo il geometra più. Il geometra che meglio si contraddistingue in capacità di, diciamo, di introdurre innovazione, noi lo premiamo, una cosa che si può fare. Perfetto. Questa poi il presidente Enzo se la studia e troveranno una formula. Cioè in buona sostanza, riprendendo un po' l'esercizietto. Ah, l'offerta ovviamente della licenza a costo zero è valida, quindi impegnatevi, vi ripeto il problema. Diciamo, io ho ottenuto la stessa prestazione senza il tramezzo o con il tramezzo. La domanda è perché? Non ci sono aperture. Non c'erano prima e non c'erano dopo. Tramezzo interno, quindi non sono... sì, ma il motivo qual è? Quando la metto qua, la spinta, 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 la spinta,
La trasmittante. Però era quella di mio. No, l'esposizione c'è, questa qui, vedete. Vado solo per modifica, orientamento, cambio, però come era prima era dopo. Sì, ma perché? Generatore rimasto uguale. Generatore uguale. Ma su superficie non è T2R, come sono adesso. Com'era la situazione T2 prima, T1 era prima. Abbiamo vinto, abbiamo aggiudicato una copia della curva sud. La domanda, cioè la risposta è quella. Vedete sopra c'è scritto che Q è proporzionale a superficie che non varia. Differenza di temperatura? Non uguale prima o uguale dopo. Dove? In entrambi i casi. Cioè qua teniamo la zona termica A che è servita dallo stesso generatore. In questo caso il setto divide due zone con la stessa temperatura. La temperatura qui è 20 gradi, T2, la temperatura lì T1 è 20 gradi, quindi Q trasferita è 0. Se Q trasferita è 0, questo qui è un elemento neutro. Bene? Adesso l'altra domanda. Chiedo scusa. Una cosa per la collega, se no qua ci diamo un'ora. Diciamo che è stato più rigoroso. Però il concetto era lo stesso. Dopo diamo un appunto e risolviamo il problema. Adesso però, qual è l'impatto di questo semplice esercizietto? Vado. Un'altra copia del programma. Okay. Un'altra domanda, su questa semplice considerazione. Che cosa ci viene da pensare? Ha due programmi non sono cumulativi, quindi. Cioè l'impatto di questa considerazione dal punto di vista del certificatore qual è? Avete tutti quanti gli elementi per poter fare una considerazione importantissima. Perché abbiamo detto che lo sforzo che si fa è proporzionale al tempo che si impiega. Quindi voi adesso volete, in una qualche misura, padroneggiare bene la materia per introdurre un elemento di efficienza, giusto? Quindi noi abbiamo fatto un esercizietto e l'abbiamo visto. Esattamente. Il concetto è che quando io vado... Esatto. No, la trasmittanza, noi dobbiamo interpretare la legge. La legge parla di involucro. Quando la legge parla di involucro, la legge non ci sta dicendo, guarda che tu devi occuparti del problema dei tramezzi. Perché il problema del tramezzo non ha effetto. Dopo c'è un'altra domanda. A meno che non ci sia un vano riscaldato. Quindi all'interno, ci arriviamo. Quindi all'interno del modello, atteso che io abbia la stessa centrale termica per tutti i vani, io non devo occuparmi del problema di individuare i tramezzi, chiaro? Perché l'azione del tramezzo sul modello termodinamico all'equilibrio, cioè dopo un tempo infinitamente lungo, è inefficace. Chiaro il concetto? Ci siamo? Quindi quando voi dovete redigere un'APE potete concentrarvi sull'involucro, cioè potete concentrarvi in tutte quante quelle situazioni che hanno a che fare con degli squilibri di temperatura tra interno e esterno. Riprendiamo quindi la legge. Il nostro scenario si riduce a questo. Quindi il modello legislativo, che è la 63, mette al centro il concetto di edificio con centrale termica e con zone termiche. Quindi il vostro oggetto di indagine non è più il concetto di vano, è il concetto di zona. Quali sono le zone? Beh, le zone possono essere il vostro edificio con un vano
accesso zona ascensori, edificio non, vano non riscaldato. Per il vano non riscaldato esiste la tipologia generatore per vano non riscaldato. Da un punto di vista esaustivo, voi però dovreste poter considerare anche il problema degli edifici adiacenti. Adiacente a. Il problema dell'edificio adiacente è un problema che può essere in una qualche misura assimilato a redigere l'ABE all'interno di un condominio. Perché voi potreste avere. Non esiste il concetto di edificio appartamento, non esiste più. Adesso con questo modello di legge l'unità immobiliare è stata assimilata al concetto di edificio. Quindi nell'ambito di un condominio è un involucro. Prima c'era il concetto che l'involucro era assimilato al concetto di generatore e sistema, quindi in un condominio il generatore serviva tutto, l'involucro era unico. Adesso noi abbiamo il concetto di involucro che coincide con il concetto di unità immobiliare. Quindi voi nell'ambito di un condominio di 10 unità immobiliari avete bisogno di redigere 10 ABE. Però il concetto di similitudine è applicabile, quindi voi potete redigere un ABE tipo e applicarlo a tutti quanti gli involucri simili. Nell'ambito quindi di un condominio, quanti ABE tipo avete? 3. Quello centrale, quello verso terra e quello sul suolo. Vabbè, questa domanda era semplice, non meritava la messa in fare del programma. Però se ci rimaniamo male facciamo lo stesso. Quindi io potremmo introdurre il modello che per ogni domanda significativa, però lo dicevamo prima, va bene così, così ci divertiamo. Aggiudicato perché facciamo una cosa in deroga. Il problema degli edifici adiacenti. Io sto procedendo per diciamo, approcci concettuali in modo che diamo un modellino di impostazione. Però quando voi dovete redigere un'ABE, questo qua è un pacchetto di considerazioni che voi potete sviluppare prima. Questo vi consente di procedere molto rapidamente tenendo conto dell'errore. Il problema dell'errore dove sta? Quando abbiamo fatto prima la stima, abbiamo detto che il nostro tramezzo non ha effetto. La domanda è vero? Fino in fondo? Vi do un suggerimento. La legge introduce il concetto di EPE, prestazione energetica estiva, che deve essere minore di 30 kWh metro quadrato per anno, e dopo parleremo del problema dei materiali, l'impatto, lato progettista di questa considerazione. La legge però ci dice che invece EPI è un'azione combinata tra rapporto superficie-volume, combinato con zona climatica e fattore di correzione. Cambia il rapporto superficie-volume? Cambia il rapporto superficie-volume, perché noi abbiamo dedotto questo pezzetto di superficie, che non è solo la superficie del tramezzo che abbiamo rimosso, è anche un effetto combinato del volume che è venuto a mancare, giusto? Quindi ci sta una piccolissima variazione, però mentre la superficie è quadratica il volume è cubico, quindi il rapporto tende un pochettino a scendere, ma siamo, per darvi un parametro, nello 0,1% contro il 5% che possiamo al limite stimare. Quindi noi dobbiamo sapere che quando andiamo a fare una semplificazione qual è l'impatto dal punto di vista computazionale che andiamo a registrare. Quindi rimuovendo i tramezzi commetto un piccolissimo errore che però risulta essere accettato, che però è trascurabile. E abbiamo visto in che misura, veramente dei punti percentuali. Quindi significa che se io devo redigere un'APE di un complesso anche articolato come questo e so esattamente come sono fatti i materiali, io posso procedere effettivamente con più rapidità che non quella andare a disegnare tutto, che è una cosa che ha un costo, chiaro? E il problema delle zone termiche adiacenti, cioè degli edifici confinanti, come lo inquadriamo? La legge introduce il concetto di zona termica adiacente. C'è un modello, però voi potreste applicare un concetto basato sul worst case, cioè considerare come la zona adiacente non esistente. Perché voi dite, sì, è vero che c'è una zona, tecnicamente il mio EPI è più basso, però se voi la trascurate completamente, perché la considerate non esistente, introducete un errore nell'ambito del concetto del worst case. Caso peggiore,
Bene? Però tenete conto che oggi la legge vi dà degli strumenti per considerare questa come una zona termica non riscaldata, oppure zona termica adiacente, che c'è un modello computazionale dal punto di vista lavorativo. Abbiamo menzionato il problema della prestazione energetica estiva. Che cosa vuol dire? Supponiamo che la regione dell'edificio interessata dall'irraggiamento solare sia su questa parete. Quindi noi qui abbiamo un apporto dovuto ai raggi solari. Dal punto di vista dei materiali, come funziona il gioco? Voi oggi vi state concentrando su un problema che si chiama trasmittanza. La vogliamo riprendere? Allora, quando io vado sui muri, vedete, muratura esterna ha una trasmittanza 0,46 che supera il valore limite 0,36. Qui non ci posso fare niente, questo è così. Se però io, per ipotesi, mi sposto in una zona che potrebbe essere Trapani, Ok, e riprendo il mio problema, vedete che lo stesso setto rispetta i requisiti di legge. È questo numerino che si trova qui, 0,46 contro 0,48. Ci siete? Allora, il fatto che scelga un setto oppure un altro dipende dalla regione climatica, però qui c'è un'interpretazione: sono in una fase progettuale o sono in una fase di verifica dell'APE? Se sono in una fase di verifica dell'APE, quella cosa mi esce rossa, io la metto così com'è, perché io non ho una responsabilità progettuale, io registro quello che c'è. Ci siete? Mi viene rossa? La trasmettanza supera i limiti di legge? Beh, io terrò conto di questo fatto all'interno dell'APE. Se sono in una fase progettuale, io devo tenere conto di quella situazione. Chiaro? Anche perché sono responsabile. Questo diagramma qui, diagramma di Glaser, come si legge? Beh, in relazione alla tipologia di materiale avrete delle, come si può dire? Ecco, prendiamo questa tipologia di materiale. Più tendo ad isolarmi, quindi a prendere prodotti buoni, più abbiamo un andamento che in una qualche misura tende ad intersecarsi. Che significa? Quando io vado a sviluppare il Glaser e mi trovo di fronte a una situazione di esercizio che dipende dalla temperatura e dall'umidità, dove queste linee tendono ad intersecarsi, vuol dire che nel punto di intersezione si forma condensa. Quindi quando io vado a progettare ad esempio un cappotto e vado a verificare il Glaser e verifico che si manifesta un'intersezione sulla base della scelta dei materiali, io devo sapere che in quel punto ci potrebbe essere un potenziale rischio di formazione di condensa. Di questo rischio devo tenerne conto, perché se per esempio quella zona tra cappotto e parete, quella condensa dopo 1, 2, 3 anni introdurrà una reversibilità del materiale collante, quindi un distacco della parete. Questa è una tipologia di considerazione che bisogna fare, perché questo apre il problema delle loro opportunità. Quindi oggi il professionista ha la possibilità di occuparsi dei nuovi materiali per trovare delle soluzioni. Proprio ieri sera ho incontrato, poi lo sottoporremo al collegio, a caso facciamo un convegno specifico, tutti quanti questi produttori che mettono in campo dei materiali innovativi, barriere ultra sottili che vanno sotto il rasante e che hanno un effetto di isolamento, come si può dire, di ultima generazione. Questo vuol dire basso costo, elevate prestazioni. Fate il caso per esempio della domotica. Dove sta andando oggi la domotica? Tutti quanti vorrebbero il coso che col telefonino accendono la luce, giusto? Beh, vi do un'informazione. I grandi Apple, Microsoft, eccetera, stanno acquisendo compagnie che sviluppano ricerca nel campo della domotica, cioè nell'automazione del comfort ambientale. Tutti. Nel giro dei prossimi mesi, anni, troverete delle offerte eccezionali dove voi potete trasformare il vostro, come si può dire, il vostro appartamento in un appartamento controllabile con i nuovi sistemi di controllo. Però qual è la sfida? Avere un basso impatto sugli impianti. Perché se io devo rivoluzionare il mio edificio
e devo fare un investimento di x mila euro, una cosa non funziona. Oggi si va verso delle soluzioni per rendere domotico tutto a 100, 200, 300 euro alla portata di tutti. Questo sta avvenendo anche per i materiali. Cioè, qui l'obiettivo è introdurre dei materiali che abbiano un basso impatto sull'ammodernamento degli involucri esistenti. Quindi, prestare attenzione a questo tipo di tecnologie. Stavamo dicendo del calore. Qui impatta il raggio del sole. Noi ci siamo confrontati con il problema della trasmittanza. Non ci siamo confrontati con il problema della trasmittanza periodica. La trasmittanza periodica tiene conto dello sfasamento termico dell'onda incidente. Traduco. Se io qui ho un materiale di una certa densità e qui arriva il sole, io passerò temperatura interna da T1 a T1 primi dopo 4 ore. Supponiamo che io registro l'innalzamento della temperatura di un grado dopo 4 ore. Ma man mano che io metto la densità, non la trasmittanza, la densità del materiale, io avrò questo sfasamento che tende ad estendersi. Cioè significa che se io prendo un materiale il doppio più denso, grosso modo, l'impatto ce l'avrò, innalzamento di un grado, dopo 8 ore. Questo che significa? Che io nel riscaldamento estivo attivo il mio sistema di condizionamento 4 ore dopo. Questo vuol dire economia. Quindi l'introduzione selettiva di un materiale ad alta densità, quindi dove lo farò? Lo farò sulle pareti che vengono illuminate. Non mi preoccuperò di farlo dappertutto. Io dappertutto tengo conto della trasmittanza. Nelle zone irraggiate tengo conto della trasmittanza periodica. Per me questo significa introdurre un abbattimento dei costi di esercizio e un contenimento della scelta dei materiali. Perché ovviamente un elemento isolante più denso costa più di un elemento isolante meno denso. Chiara la considerazione? Problema, io sto esaminando un po' tutti quanti vari spot per capire come ci possono condizionare, diciamo, delle scelte sia progettuali che di verifica, cioè significa in termini di redazione dell'APE. Problema dei ponti termici. Devo dirigere l'APE, devo verificare se esistono dei ponti termici. Se esistono dei ponti termici, il discorso è sempre lo stesso. Se sono in fase progettuale, bisogna tenerne conto. Se sono in fase di APE, li registro. Quando impatta un ponte termico sotto un avanzato, sotto una finestra? Allora, se c'è ponte termico, se esiste, cioè se non è stato gestito il ponte termico, la stima media è di 18 euro in fisso. Quindi, se non ci sono, se non c'è un criterio di gestione del ponte termico, moltiplico per il numero degli infissi e posso dare anche una stima di quella che è la perdita all'anno in termini di energia. Come faccio a verificare se esiste un ponte termico? Non c'è verso, dovete utilizzare una termocamera. Io per capire se ci sono ponti termici lungo quella parete, la situazione, vedete, sta peggiorando perché voi vi state riscaldando per il fatto che siete concentrati per guadagnarvi termoplano. Quindi aumentate il vostro metabolismo che produce un incremento della temperatura e sudorazione. Quindi varia il tasso di umidità. Il Glaser ci darebbe notizia di questo fatto e tecnicamente la situazione si sta mettendo male. Se scostiamo un attimo per piacere quella tenda, verifichiamo che l'indisso come sta. Allora già qui possiamo iniziare a fare l'ite. No, no, già ci possiamo fermare. Apriamola. Vedete questa regione qui? Ok, noi possiamo registrare la presenza di un ponte termico di tipo costruttivo. Questo qui è un ponte termico costruttivo, questo qui è un ponte termico geometrico. Qual è la differenza? Allora, se osserviamo innanzitutto le temperature, passiamo da 19 gradi a 22 gradi sullo spigolo. Quindi la differenza di temperatura è 3 gradi, cioè 3 gradi è un abisso. Quindi introduciamo il concetto dei ponti termici. Devo andare più veloce? Siete stanchi? Devo fare qualche altra domanda per ricevere. Allora, ponte termico geometrico.
questo è il nostro involucro visto in pianta, queste sono le pareti. Bene? Temperatura interna T con 2, temperatura esterna T con 1, flusso uscente. Questo avviene per ogni centimetro quadrato. Però noi siamo d'accordo tutti sul fatto che la superficie interna è inferiore alla superficie esterna. Giusto? Ci sono le curve. Quindi il flusso è costante dappertutto, tranne che negli angoli. Tenderà a fare questo. Cioè, nell'angolo si formerà una sorta di cono termodinamico. Quindi, fisiologicamente, voi avrete sempre una temperatura nell'angolo più bassa, perché diciamo che qui il sistema perde geometricamente di più. Immaginate questa stanza con dei fori costanti e riempita d'acqua. Sotto goccia allo stesso modo. Se fate un foro più grande si forma un vortice. Questa sorta di comportamento è simile. Chiamatelo vortice termodinamico. Ci sono una serie di considerazioni da fare. Però nell'angolo questo ponte termico voi non lo potete eliminare. Quindi quando andate a fare un'indagine con la termocamera e vedete che l'angolo è un po' più scuro, lì non ci potete fare niente, quindi non è un problema quello. Ovviamente, se la differenza di temperatura tra un punto e l'altro è dell'ordine dei 2 gradi, quello è un ponte termico geometrico non gestito, cioè l'anno sull'altro non c'è nessuno proprio. Il ponte termico invece costruttivo è un ponte termico di tipo diverso. Se questo qui è il muro e questo qui è l'aggetto, qui il balcone per intenderci, voi avrete una distribuzione delle isoterme di questo tipo, cioè come varia la temperatura nel muro, T con 2, T con 1, giusto? Flusso uscente. Ci siete oramai? Quando avete un oggetto, le isoterme tenderanno a fare così. Cioè questa regione aggettante produrrà uno squilibrio termico, per cui questa parte qui si comporterà come un radiatore. Più sporge l'aggetto, maggiore è l'effetto drenante dal punto di vista energetico. Quindi un ponte termico costruttivo non dissipa energia, risucchia energia dall'interno. Tanto maggiore è questo risucchio, quanto maggiore è la superficie aggettante. Ecco perché, casalina eccetera, il problema dell'aggetto è un carattere proprio, cioè una casa a impatto, a basso impatto energetico, non ci sono superfici aggettanti. Se ci sono, vanno isolati. Chiaro? Quindi, quando voi vedete un balcone non gestito, questa cosa qui è una cosa che vi costa in proporzione alla superficie aggettante. Quanto costa? Beh, facciamo un termogramma, possiamo anche farlo se volete, di una facciata, avete il vostro infisso, l'avanzata sotto, stimate un metro quadrato. Se vi state per 5 gradi di differenza, se qui vale 15 e qui sotto vale 10, quindi vedete questi termogrammi, no? Tutti quanti arancio, per ogni metro quadrato se vi riscaldate a gasolio spendete circa 80 centesimi al giorno, se vi riscaldate a pellet circa 30 centesimi al giorno, per ogni metro quadrato, chiaro? Più o meno questi qua sono i consumi per 5 gradi di temperatura. Quindi avere, vi chiamano le vigilonate e vi dicono anche, beh, caro geometra, fammi un po' una stima di come dovremmo isolarci, perché qua spendiamo un sacco di soldi. Bene, voi potete sviluppare anzitutto un'analisi preventiva per capire quanto sta costando questo spreco. Gli infissi 18 euro. L'avanzata, stimata a metro quadrato. Problemi di distacco dell'intonaco? La considerazione da fare è molto semplice. Questa è la nostra parete. Qui c'è una parte di intonaco che produce una situazione di questo tipo. Il nostro tramezzo è fatto da diversi strati. Quindi abbiamo trasmittanza U con 1, trasmittanza U con 2,
trasmittanza U con 3, trasmittanza U con 4. Abbiamo però anche U con 5. Ci siete? Quindi questa sezione qui, questa avrà 4 effetti combinati di pannello, questa avrà 5 effetti combinati di pannello. Dal punto di vista termodinamico, chi si comporta meglio? Quella con 5, perché qui abbiamo un pezzetto d'aria, l'aria isolante. Quindi dal punto di vista termodinamico si comporta meglio quel pezzetto di parete che è un distacco di intonaco. Questo che significa? Che se io vado a fare un termogramma, la temperatura qui T con A e la temperatura qui T con B, come sono relazionate tra di loro? Chi è più alto e chi è più basso? Ovviamente questo qui T con B com'è? Più alto o più basso? Più basso, perché questo qui fa passare meno calore. L'equazione del calore è sempre quella di prima, Q eccetera eccetera, passa meno calore, questa parte qui è più fredda. Allora quando io vado a fare il termogramma e mi trovo di fronte a una superficie maculata, vuol dire che quella regione è interessata da potenziale di stacco intorno. Chiaro il concetto? Vi ritrovate con una regione che ha temperatura bassa perché c'è infiltrazione di umidità. Come lo interpreterà? Umidità, variazione del coefficiente microscopico del materiale, innalzamento della trasmittanza. Passa più calore. Se passa più calore, si raffredda più velocemente. Se si raffredda più velocemente, quella zona sarà scura. Ecco il motivo per cui noi ci troviamo con gli angoli che sono sempre bui, oltre al problema del ponte termico geometrico. Chiaro il concetto? Riprendendo un attimo la legge, ci siamo trovati di fronte a una situazione. La legge dice: guarda, che tu adesso devi interessarti di questo problema, che è il fattore di conversione di energia primaria. Mentre l'attestato di certificazione energetica non compariva il fattore di conversione energetico, nell'attestato di prestazione energetica compare il fattore di conversione energetico, perché c'è una nuova sensibilità alla qualità del funzionamento degli impianti. Quando non hanno detto voi non dovete allegare il libretto degli impianti, dicono una cosa giusta, perché dal punto di vista della gestione del contenzioso sempre quei 3 foglietti sono APE, giusto? Cioè il concetto libretto degli impianti non entra in gioco da nessuna parte, ma questo non vuol dire che non ha un peso. Questo ha un peso, e come? Nell'ambito dell'individuazione del fattore di conversione energetico. Che cos'è il fattore di conversione energetico? Bene, è un numerino che ci dice che per le pompe di calore vale 2.17, per le caldaie biomasse vale 0.2. Cioè significa che noi nell'impianto più apparecchi elettrici mettiamo, tanto più veniamo penalizzate sull'EPI. Facciamo un esempio. Vado veloce così non mi annoio, quindi io mi vado a verificare il mio sistema e viene fuori che il mio EPI è 28.06. Se adesso io nei dati generali passo da 2.18 a 0.2, ok, e ripeto la verifica, sono passato a 25.9. Cioè io a parità di soluzioni costruttive, variando un parametro di impianto, ho variato il mio EPI risultante. Più mi comporto bene sugli impianti, più basso è il mio EPI. Quindi il concetto di dire io vado a fare un APE e non mi occupo degli impianti è un concetto sbagliato. Chiaro? E qui vengono fuori altre considerazioni. Quali sono queste considerazioni? Il problema del comfort abitativo. Stiamo trattando il problema un po' a 360 gradi, però le considerazioni sono queste. Quindi voi vi renderete conto che un professionista che oggi va a redigere un APE, oppure è chiamato a fare il certificatore energetico in fase di progettazione, tutte quante queste informazioni uno le deve conoscere. Due però sono un vantaggio competitivo, perché questo vuol dire conoscere i nuovi materiali. Quindi oggi il cliente, c'è da fare un'altra considerazione,
noi stiamo andando verso una dinamica a ricchezza passiva. Che cos'è il concetto di ricchezza passiva e che cos'è il concetto di ricchezza attiva? Individuare correttamente questi due concetti ci consente di capire in quale segmento di business noi dobbiamo orientarci. Se voi volete, dedichiamo 5 minuti a questi due semplici concetti. Posso? Sì, sì. Qua non ci sono premi, Anzi, qui, siccome voi aumenterete il vostro fatturato, vi dovete impegnare a darmi il 5% del vostro incremento di fatturato. È un accordo che si può fare? Perché, come ho detto prima, penso dobbiamo anche parlare di un'opportunità di business, altrimenti qui stiamo a parlare, ci dobbiamo piangere addosso. Io faccio una previsione, il 2014 sarà un anno strepitoso. Sarà un anno strepitoso? Sicuramente. Per tutti quanti quelli che sono seduti qui in questa stanza. Sì, ma ci sono delle considerazioni di natura economica che ci portano a fare queste considerazioni. Anzitutto, vabbè, i tempi sono quelli che sono e quindi non sto io qua a ripetere queste considerazioni che ormai sono su tutti quanti i giornali, però c'è un dato che è un dato interessante e che ovviamente questo stato di miglioramento non sarà per tutti, ma ci sarà. Chi è che è candidato a giocare questa nuova opportunità? Chi è innovativo? Chi si informa? Chi si aggiorna? Chi offre delle soluzioni? Perché noi stiamo andando verso due tipologie nuove di economia che prima non conoscevamo. Il primo è che non si produce più ricchezza, ma si disloca ricchezza. Quindi se uno oggi si concentra nel dire, bene, adesso io voglio produrre nuova ricchezza, probabilmente sta perdendo tempo, perché non è il tempo. Però se uno dice, io voglio dislocare ricchezza, significa che la ricchezza che sta sviluppando il mio competitore, beh, io me ne voglio prendere un pezzo. Questo oggi è più semplice, ed è più semplice perché stiamo andando in regime di ricchezza passiva. La ricchezza attiva è questa. Questa è una bella soluzione tecnologica, un telefonino di ultima generazione, io lo compro, questa è ricchezza attiva. Io devo ammodernare casa mia perché io spendo troppo di energia e qui l'impatto dell'agevolazione fiscale e tutto quanto il resto. Poi è anche interessante, e ho dei dati, misurare qual è l'impatto di queste leggi dal punto di vista della produzione del PIL, è un impatto importante. Cioè si parla di centinaia di milioni di euro. Quindi il fatto che facciano queste leggi è una cosa che ha un impatto. Chi prima reagisce, prima se ne avvantaggia. Quindi non è trascurate queste cose. Perché il dottore è stato molto chiaro, è un'opportunità importante. Ricchezza passiva vuol dire questo. Io devo spendere per forza. Nell'ambito della spesa vado a trovare il miglior rapporto prezzo-prestazione. Ricchezza passiva è oggi l'alimentazione. Immaginate per un attimo un condominio. Questo condominio, quante unità immobiliari ci stanno qui? 50? È un numero. 100 unità immobiliari. Sapete qual è la cifra che viene stimata per ogni unità immobiliare in un condominio da parte dell'Istat? 2.400 euro al mese. Cioè oggi tutta quanta la ricchezza viene spesa per condominio, per i condomini. Questo significa più energia, significa il 30% per manutenzione dell'immobile, significa alimentazione, significa spese per l'energia, significa mandare figli a scuola, significa supporto agli anziani, significa assistenza, significa tutto quanto questo pacchetto servizi. Quindi uno dei nuovi punti di riferimento oggi è la gestione dei servizi annessi al condominio. È un business importante. Nelle grandi città, vi do soltanto un dato, io ho parlato la settimana scorsa con un amministratore napoletano di un super condominio con tre complessi all'interno. Hanno una bolletta dell'energia di 97.000 euro all'anno per problemi di energia, ascensore, parco, luci, illuminazione interna. E hanno un'offerta di una multinazionale francese che gli ha proposto l'ammodernamento del parco elettrico, investimento zero. Il condominio si deve impegnare per 5 anni a pagare la stessa bolletta. Loro gli fanno tutto quanto loro, sistema LED, impianto da ricordare dove devono intervenire. Loro passerebbero da una cosa che vale 100 a una cosa che vale 30 e si tengono i soldi, differenza tra 30 e 100, per 5 anni. Poi il condominio si riappropria della nuova bolletta e dei nuovi sistemi, per esempio, di illuminazione. Quindi il segmento, cioè i mercati che si stanno aprendo, le nuove modalità di erogazione dell'energia. Lo sapete che
Oggi esiste la possibilità all'interno di un condominio, sotto determinate condizioni, di avere uno sconto sul secondo contatore se ti riscaldi a pompa di calore. Un'economia del 40% sulla bolletta elettrica, il riscaldamento e in condizionamento. Questo gli amministratori non lo sanno, questo probabilmente non lo sanno neanche i tecnici. Queste sono nuove opportunità da fare. E quindi la chiave di lettura non è il nuovo accatastamento, il nuovo frazionamento, ma sono le nuove dinamiche di servizi che si stanno aprendo all'interno dei modelli a ricchezza passiva. Immaginate il problema dell'alimentazione. Avellino Salerno sviluppano 1 miliardo di euro di fatturato all'anno. Di questo 1 miliardo di euro il 20% se lo prende chi produce, l'80% chi distribuisce, più o meno. Sapete dove hanno messo gli occhi tutti quanti? Su questo 80% che stanno provando a comprimerlo. Comprimerlo significa che chi produce guadagnerà di più. La sfida del 2014 sarà guadagnare da parte del comparto agroalimentare più efficienza nella produzione e distribuzione. Sapete che significa? Significa questo, che se oggi un'azienda agricola ha il 20% delle opportunità, nell'ambito del 20% campa col 20%, questo 20% è stretto. Ma se l'azienda passa dal 20 al 40, gestendo meglio il sistema distributivo, loro non soltanto raddoppiano il fatturato a parità di prodotto, se stuplicano la ricchezza. Questo lo sapete che significa? Nuovi impianti, ammodernamento, infrastrutture. E secondo voi da chi vanno? Da chi prima sta focalizzando il comparto. La sfida per il 2014 è in tutti quanti quei settori che oggi sono di riferimento nell'ambito delle dinamiche ricchezza passiva. Vogliamo farci trovare impreparati? Allora, io dico che l'ammodernamento, la capacità di focalizzare, seguire il collegio con tutte quante queste attività, sentire una nuova notizia, io sono sicuro che voi guarderete queste opportunità, immagino, con un occhio diverso, giusto? Quindi ho diritto al mio 10% di opportunità. 5%. Mi hanno già tagliato il 50% della ricchezza. Voglio chiudere introducendo, focalizzando un attimo, il problema degli impianti. Allora, abbiamo detto che nei vani, zona termica, centrale termica, distribuzione pagata sanitaria, potenza ausiliaria. Non ricordo sotto quant'era, era... Quant'era, Levi? 59.10. Ok, possiamo andare a vedere. Abbiamo detto che ci siamo confrontati con un EPI di 25.90. Abbiamo fatto la ristrutturazione. 25.90. Stiamo lavorando veramente con la stiamo veramente lavorando con la bravo, siamo andati. Vabbè, vediamo come va. Quindi cosa faccio adesso? Vado nella zona termica, vado sulla centrale termica, me ne vado nella distribuzione dell'acqua calda sanitaria, vado sugli ausiliari e ci piazzo un 100 watt. Ok. Ripeto la mia verifica. Vabbè, diciamo che qui è un po' troppo piccoletto questo coso. Proviamo a aumentare la zona, ci spostiamo a Milano. Siamo saliti a 68, siamo con una stanzetta, cioè è una cosa proprio molto piccola. Proviamo ad estendere il nostro involucro. La verifica, sono passato un EBIT di 47, centrale termica, a zero questo, ripeto la verifica, è variato di poco, però c'è stato un impatto. Quel 100 watt era la potenza della pompa di circolo.
Quindi quando voi spate un'ape dovete stare attenti anche alle macchine elettriche a servizio dell'impianto. Quindi quando si redige un'ape oggi non è che si può andare sul campo e dire guarda che tu hai queste pareti, bisogna dire guarda che tu hai questo impianto. Nell'ambito dell'impianto voi dovete verificare effettivamente quante macchine elettriche ci sono, perché il famoso fattore di conversione energetico è un fattore che tende a penalizzare quegli impianti con un uso di energia elettrica. Quindi quando voi state, dovete mettere le pompe di ricircolo, beh, mettiamo questa pompa che è 150 watt, 150 watt durante il periodo di riscaldamento invernale funziona tutti i giorni per 6-7 ore, quelle che sono, a 120 all'ora, e vedete 150 watt all'ora e vedete qual è l'impatto, chiaro? Quindi un'ape non è che si può redigere semplicemente oggi andando a verificare com'è il problema delle superfici opache. Questo si poteva fare in una certa misura con l'ACE, non più con l'ape. Quindi dal punto di vista di elaborazione, l'impatto dell'ape sull'ACE focalizza il problema dell'approvvigionamento elettrico del circuito impianti. E qui chi più ne ha più ne metta. Vi do soltanto una cosa per chiudere, il problema dell'impatto del volano termico. Voi oggi avete un impianto che potrebbe essere servito da una caldaia, pannelli per riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. Potreste avere un termocamino. Piccola domanda. Questo è il nostro edificio. Chi di voi ha un camino? Penso in parentesi. Camino o termocamino? Termocamino. Non cambia. Qua dentro io metto il mio termocamino. Sto impostando il mio modello, il termocamino, poi il camino ha una canna fumaria. La domanda è, io mi riscaldo a pelle e tu a quercia. Bene. Mi conviene usare il camino o il termocamino? Sì o no? Cioè se io utilizzo un camino o un termocamino non gestito, mi riscaldo o mi raffreddo alla fine? Mi raffreddo perché? Perché per ogni metro cubo di aria calda che va fuori entra un metro cubo d'aria fredda. E l'efficienza, perché sapete come funziona il camino e il termocamino? C'ha una componente convettiva. Questa si riscalda, turbolenze. Questa parte qui irradia infrarossi. Poi una componente conduttiva, perché i materiali si riscaldano. Il problema è che voi non gestite soltanto T con 2, T con 1. Voi gestite anche P con 2, P con 1. Quindi un camino o un termocamino non gestito vi dà un problema non T con 2 e T con 1, ma P con 2 e T con 1. Questo non vuol dire che non funziona il termocamino, vuol dire che funziona il camino e i termocamini che hanno canalizzazione gestita, cioè bocchetta di presa dell'aria che va subito fuori alla parete. Voi controllate P con 2 e P con 1 con una canalina. Questa nuova tecnologia di camini e termocamini rappresenta un vantaggio sostanziale. I nuovi camini e termocamini hanno uno scambiatore aria-aria. Voi volete mandare fuori fumo più freddo. Quindi scambiatori aria-aria vi consentono di sviluppare meglio i moti convettivi, quindi canalizzazione delle stanze. Tutto molto economico, canali molto leggeri, poco invasivi, problema del radiante. Si chiama curva di Bell. La curva del comfort è una cosa che fa più o meno così. O meno. Quando voi montate un termosifone qui, sapete che cosa succede? Avete presente quelle scanalature nelle termosifoni?
quelle scanalature sono dei cammini termodinamici. Se l'ho visto in sezione, il termosifone è una cosa che fa così. Questi cammini termodinamici entrano in funzione a da 70 gradi a salire. Quindi il vostro cammino, con l'acqua che girando a 70 gradi, vi consente di innescare questo moto convettivo. Il vostro termosifone funziona bene quando sul termosifone ci stanno i fumetti. Quando ci sono gli sbuffi di fumo, vuol dire che quel termosifone funziona bene. Il problema è che quei buffetti sono materiali combusti, polveri combuste, che è una roba che respiriamo. C'è un altro inconveniente: per avere 70 gradi minimo qui bisogna avere un'acqua a una temperatura più alta, quindi la vostra caldaia a condensazione, che sviluppa efficienza a 30, 34, 35, 36, 37 gradi, qui non è più efficiente. La soluzione oggi moderna non è il moto convettivo dell'aria, quella roba lì, sono i pannelli radianti. Pannello radiante è una cosa che può essere montata a soffitto, a parete, a pavimento. La curva migliore è quella del pannello a pavimento, ma ha un problema: il pannello radiante non funziona perché riscalda l'aria, funziona perché funziona a irraggiamento. Quindi se qui c'è una sedia, un letto, il pannello non funziona più. Se c'è un tavolo, il pannello non funziona. Se c'è un tappeto, c'è un'inerzia termica. Quindi si ritira sulla soluzione a parete. Qui dentro, per esempio, un sistema radiante al pavimento non funzionerebbe, perché ci sono le sedie. A parete ha una ottima curva del comfort, però qui c'è un quadro, qui c'è il pannello. Qui se ci fosse un pannello radiante non funzionerebbe. Quindi la soluzione è il pannello a soffitto. Oggi esistono delle soluzioni per niente invasive, e possiamo organizzare un seminario sul comfort del pannello radiante, dove il pannello radiante oggi è la nuova frontiera dell'impianto moderno. Funzioni di riscaldamento e raffrescamento, in entrambi i casi. Il raffrescamento dovete gestire l'umidità, perché c'è la curva piezometrica che ci potrebbe, in una qualche misura, portare, quando il pannello ha una temperatura dell'ordine dei 14 gradi, in una situazione di condensa. Quindi va gestita l'umidità, però sono umidità gestite ad aria neutra, quindi nessuna immissione di aria a temperatura diversa, e quindi dal punto di vista della resa elettrica elevata efficienza di gestione. Con un impianto radiante voi vi riscaldate e vi raffrescate praticamente a una frazione del costo dei sistemi convenzionali. Questa è una tecnologia per niente conosciuta. Anche architetti, ingegneri, colleghi geometri che sviluppano business, se li sentite parlare: sì, io monto impianti a pavimento. Quando oggi uno vi dice io monto impianti radianti a pavimento, ha dato l'esame. Chiaro il concetto? E siccome tutti stanno su questo binario, vuol dire che nessuno ancora ha focalizzato il problema dal punto di vista del business. Un impianto radiante al pavimento noi lo installate con una frazione del costo di un impianto convenzionale, vi fa sia fresco che caldo in una condizione di costo. Se noi fossimo qui oggi con l'impianto radiante al pavimento, saremmo in una condizione soffitto. Ma siccome il calore tende a salire, no, il pavimento tende a salire, non è un problema. Scusa, non funziona con il riscaldamento dell'aria, funziona con l'irraggiamento. Noi ci riscaldiamo per tre motivi: convezione, conduzione, irraggiamento. Il sistema radiante funziona a irraggiamento, non funziona a modi convettivi o conduttivi. Quindi il problema non è la stratificazione della temperatura dell'aria. Se noi avessimo qui un impianto radiante, per come stiamo messi dovremmo tenerlo a bassissima temperatura e dovremmo gestire soltanto l'apporto dell'umidità. Ed è più semplice da installare, perché istantaneo. Cioè oggi il radiante è la nuova frontiera della tecnologia di riscaldamento e raffrescamento, e ha delle grandi opportunità di business. La fonte di energia potrebbe essere sia tutti i circuiti a bassa entalpia, quindi per riscaldamento, caldaia e condensazione.
per il raffrescamento macchina a pompa di calore. E quindi qua si apre il mercato dei fornitori di macchine ad alta efficienza di tipo elettrico a pompa di calore. E quindi la consapevolezza delle nuove modalità di contratto per l'approvvigionamento energia e energetico per le pompe di calore. Cioè questo qui è un mercato che oggi non è focalizzato, come non è focalizzato il mercato dei materiali innovativi. E siamo in una dinamica a ricchezza passiva, cioè sta roba la stanno prendendo in considerazione tutti, perché oggi il costo della bolletta energetica, noi oggi in qualche misura ci stiamo il caldo e il freddo, e in Sicilia come fanno? Non hanno il problema del caldo, del freddo, cioè il problema del caldo, che dal punto di vista energetico è ancora più devastante, perché mentre per il riscaldamento abbiamo l'accesso al pellet, il raffrescamento è esclusivamente elettrico oggi. Quindi lì il problema dell'aumento della temperatura, ricordate qualche anno fa quando ci fu il blackout ad agosto? Tutti quanti questi condizionatori inverter 100 euro, 200 euro che si vendono nella grande distribuzione, ma voi pensate che abbiano effettivamente l'efficienza dichiarata? Ma non ci pensate proprio. Tanto è vero che il mercato delle macchine professionali è salito, cioè il fatto che esistano macchine a basso costo è come il problema del certificato, si è capito che la tecnologia ultra economica non sviluppa business, ma anzi bolletta energetica più salata. Quindi oggi grande attenzione al problema del riscaldamento, al problema del raffrescamento, al problema dei materiali, al problema delle tecnologie, al problema di informare correttamente i vostri colleghi e i vostri clienti, col problema che sì, vale a 50 euro, beh, diciamo che prendi 50 euro adesso per rimetterci 1500 tra qualche anno. Cioè, informate correttamente i colleghi e vedete che la situazione migliora, perché i tecnici in Italia sono più di 500.000. E tra un po' tutte quante queste informazioni saranno di dominio pubblico, perché il sistema non lo consente più. Se avete qualche domanda? Prego. Due parole previsione di incompatibilità riguardante la statura degli altri. Dimenticavo il problema della classe A e classe B, questo mi fa ricordare. Beh, bisogna essere terzi, quindi non bisogna essere parenti, non bisogna essere progettisti, non bisogna essere collegati con l'impresa, cioè il concetto è quello del collaboratore partnerci. Però questo ci dà la possibilità di focalizzare un aspetto che ha menzionato il Presidente e che non abbiamo ripreso, il problema della classe A e della classe B. Allora, la legge ha introdotto una cosina interessante. Beh, qui il problema è, ovviamente l'ho affrontato per quello che si poteva fare. Dunque, la 75 ha introdotto il concetto di soggetto di tipo A e soggetto di tipo B. I geometri e gli ingegneri di tipo civile, eccetera, eccetera, sono soggetti di tipo A. Tutti quanti gli altri sono soggetti di tipo B. I soggetti di tipo A sono già certificatori. I soggetti di tipo B devono fare un corso di 64 ore per diventare certificatori. Però i soggetti di tipo A sono già certificatori, se hanno competenza nel senso completo del termine. Quindi questa situazione qualche settimana fa ha generato questo tipo di problema. Gli ingegneri, l'Associazione Nazionale degli Ingegneri, il Comitato Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sollevato questa eccezione. Cioè la domanda è: in relazione alla 60, alla 75, che non è una stata individuata dal governo, essendo una riformulazione delle direttive delle linee guida europee, ha sostenuto che non si capisce come mai un ingegnere vecchio ordinamento non fosse automaticamente un certificatore. Quindi, nell'interpretazione del Consiglio Nazionale Ingegneri, i tecnici, i geometri e gli ingegneri non hanno i requisiti per poter essere automaticamente certificatori. In questo caso, comunque, il corso delle 64 ore dissipa ogni dubbio. La Regione Sicilia ha raccolto questa eccezione e, avendo un albo dei certificatori, ha temporaneamente sospeso tutti i certificatori iscritti all'albo. Cioè, oggi in Sicilia nessuno può redigere APE.
perché oltretutto non sono state definite le linee guida per poter erogare i corsi di formazione. Adesso la Sicilia ha mosso un passo in questo senso, la regione Campania non ha sviluppato nessun passo in questo senso. Quindi noi oggi in regione Campania siamo nell'ambito di una situazione dove la legge dice che voi geometri siete di tipo A, però c'è un'ambiguità nell'interpretazione del concetto di completezza. Quindi tecnicamente si sta un po' così e un po' così. Per fugare ogni ragionevole dubbio è opportuno fare il corso del 64 ore. Questo è, diciamo, non il mio punto di vista, è un po' il punto di vista che sintetizza il problema del prossimo. Ci sono altre domande? Ingegnere qua, avvocato, dottor.